La Torre. Ecco, la foto, diciamo, di Pio La Torre ha un senso perché, Ministra, nell'82, proprio con la legge Rognoni La Torre, viene non soltanto inserito nel codice penale il 416 bis, quindi l'associazione mafiosa, il reato di associazione mafiosa, ma viene fondamentalmente stabilito un principio: aggredire i patrimoni illeciti. Cioè, da allora e adesso ancora di più, si è capito che non si può aggredire la mafia se non si toglie sotto l'humus, cioè l'acqua, e cioè il denaro illecito. Sì, perché il denaro illecito rappresenta un po' la protervia delle organizzazioni criminali, e il fatto che nell'82 sia stato individuato un reato tipico, quello di associazione criminale di stampo mafioso, e come diceva lei il 416 bis, è stato molto rilevante. Queste modifiche normative hanno avuto poi un seguito dopo il 92 con l'eccidio di Via Capaci, che ha determinato certamente uno scatto della società civile, perché l'urlo di dolore, di non accettare una violenza inaudita come quella che c'era stata, ma soprattutto da parte dello Stato, delle istituzioni, dei cittadini, si è compreso che la posta era altissima, perché si stava parlando delle libertà, quindi di tutelare le libertà dei cittadini. E allora la scossa sociale ha dato anche la forza allo Stato di andare avanti, e io vorrei ricordare quella che è stata l'istituzione immediatamente dopo l'eccidio di Via Capaci, l'istituzione della DIA, o anche ovviamente di quello che è stata la struttura più importante, la Direzione Nazionale Antimafia, che poi è diventata antiterrorismo. Ecco, quello è stato un punto fondamentale, perché sconfiggere la mafia è possibile, è difficile ribellarsi, ma bisogna riuscire a sconfiggere quello che è una mentalità, soprattutto una cultura che deve essere davvero coltivata. Tra l'altro, e mi piace ricordarlo, quella legge, Ministra, fu approvata 5 mesi dopo la morte di Pio La Torre, cioè l'assassinio di Pio La Torre. Quindi questo è il metodo mafioso, questa è la sopraffazione, la violenza. Ci sembrava allora che fosse invincibile, ma lei ci sta dicendo che così non è. No, non è invincibile. E d'altra parte, se noi ricordiamo anche le parole di Falcone, che diceva è un fattore umano e come tale è destinato a concludersi. Però bisogna essere molto vigili sempre, perché le mafie hanno la possibilità e la voglia di adattarsi, e quindi bisogna capire quali sono le sembianze che assumono anche nella società civile, anche nelle istituzioni, e su questo noi dobbiamo essere molto attenti. Grazie, grazie Ministra.